Benvenuti ad una nuova puntata di C'è di più storie. Ci troviamo nel cuore di Chiavari, siamo proprio in piazza San Giovanni Battista, nel cuore di questa città, e quando si parla di cuore si parla di passione, si parla di vita. Proprio qui incontriamo un artigiano che nel suo lavoro, nel suo mestiere, ha messo passione e cuore. La storia di oggi è quella di Franco Casoni. Siamo entrati nel laboratorio artigianale di Franco Casoni, ben trovato, ciao, grazie. Buonasera, ciao. Innanzitutto ci tieni a definirti artigiano? Ma sì, con orgoglio e con onore. L'artigiano è colui che trasforma una materia grigia in forme in un oggetto. Era un pezzo di legno, cerco di farci un video. Quindi l'artigiano è colui che trasforma. Chi ti hai stradato in questa parte? Chiavari c'era una grande tradizione di maestri, di ebanisteria e non solo. E qui c'era il famoso Balma dagli artigianelli, che era un intagliatore. Cioè l'intagliatore è colui che decora le parti di legno che poi sono componenti del mobile. E poi in seguito andai da famoso Antonio Gatti, papà del canonico Gatti, Domenico, e ci sono stato per tutto il tempo dell'apprendistato, e poi negli anni 70 mi misi in proprio e io sono tuttora qua che lavoro, quasi 60 anni che lavoro. Quindi una cosa nata veramente quando avevi pochi anni. Sì, come se era tradizione, chi era figlio di artigiani d'estate si andava a bottega, chi andava a fare il ciclista, chi andava a fare il tipografo, chi andava a fare il meccanico. Bambini per la strada ce n'erano soltanto quelli che facevano le medie perché avevano tanti compiti da fare in estate, noi invece che facevamo le scuole professionali avevamo più tempo, quanto poi erano quelli che si chiamano stagio adesso, andavamo a bottega. La cosa che ti appassionava di più, quella caratteristica di questa attività che in qualche modo ti ha sempre più affascinato? Ma intanto il merito deve essere stato, no, essere stato di mio padre, un artigiano, faceva scarpe su misura, e notandomi, forse essendo il terzo dei figli, che avevo più creatività, disegnavo, mi piacevano gli oggetti, cioè le forme, e quindi ha pensato bene di mandarmi da Don Intagliatore, perché si modellava, si disegnava, poi soprattutto si era a contatto con l'arte, e quindi di lì poi l'ha preso la strada. Dico, avrei potuto poi dire no, non lo faccio più, vado a fare un lavoro, che allora c'era molto più possibilità di lavorare in ferrovia, andare alla posta, andare in comune, però ho preferito fare l'artigiano. Non hai rinunciato, diciamo, a nulla, a nulla. Io sono felice perché questo lavoro mi tiene vivo tutti i giorni e mi dà la possibilità di creare e di misurarmi ogni volta con un oggetto nuovo. Ecco, quanti anni di carriera? Ti ho detto, guarda, ho cominciato, tu immagina che sono del 44, del 54, e quindi 60 anni, guarda. Ecco, in 60 anni questo è il tuo laboratorio? No, ma 60 anni non era, il primario laboratorio si trovava sempre all'interno di un grosso appartamento in via Bighetti, dove appunto lì lavoravo, disegnavo, modellavo. In seguito, a seguito di un grosso lavoro che lo vediamo qui, praticamente sintetizzato, come si dice adesso, work in progress, una grossa scultura che feci nel 79, allora cercai, siccome era molto pesante, cercai una base a terra. Questa è la copia di una Trinità che si trova a Lavagna nell'oratorio dedicato alla Santissima Trinità. Ecco, dicevo che in questo laboratorio c'è tanta storia. Sì, quello senz'altro, storia, persone che sono passate, oggetti che ho fatto e niente. Poi è il mio mondo, praticamente la bottega per un artigiano è la vita. E in casa ci va per mangiare e per dormire. Si studia per diventare artigiani? Certamente, si faceva. Intanto la bottega era già uno studio, perché tu all'interno riuscivi a guardare il maestro che a volte segretamente disegnava oppure preparava specialmente le uccidature, le faceva nei momenti che non c'erano le malizie, come si diceva in gergo proprio artigianale, e le faceva quando non c'erano gli apprendisti. Però tu attento riuscivi a scoprire. E poi no, poi lavoravamo direttamente proprio sul mobile, quindi si lavorava.
Qui sei al lavoro, che cosa stai realizzando? Sto realizzando un ritratto di una persona e quindi... Ci puoi far vedere anche concretamente come funziona il far venire, il far emergere il volto? Sì, voi immaginate che questo era un pezzo di legno così brutale, no? Rozzo. Io ho preso delle fotografie che adesso... E poi lavorando questo, un legno molto morbido, vedete, guardate che meraviglia come si riesce a... Che strumento stai usando? Allora, come si chiamano? Queste si chiamano... C'è un'ampia gamma, sì, diciamo, sì, di attrezzi. Allora, queste sarebbero le famose sgorbie, che poi vengono suddivise in tasselli, e poi ci sono gli scalpelli, quelli piani che conoscono tutti, e via via poi diverse dimensioni. Però è un pochino oggigiorno come linguaggio di 100.000 vocaboli, poi ne usi soltanto 100. Io poi uso questi 12 ferri che mi servono appunto per modellare, per scolpire, poi in base a delle cose molto più leggere, vedete, io posso disegnare, posso vedete, ogni ferro ha la sua funzione, questo poi mi servirà per fare, per dire, i capelli. Poi ci sono questi ferri che sono ferro ad angolo, invece proprio hanno una funzione proprio di disegnare, che danno proprio un segno netto, vedete, proprio è un segno netto, e quindi così. Questo è il mazzuolo che mi aiuta a aumentare la mia forza delle braccia, e così, quindi tutto nasce però sempre da un disegno, da un modello, e poi ci sono diversi, ad esempio, ritratti di amici, che abbiamo fatto una grossa mostra con un fotografo, quindi ci sono rappresentati praticamente tutti gli artisti del territorio, da Job a Sturla, a Didi Coppola, che è mancato quest'estate, e grandi artisti che la gente deve conoscerli, e io faccio di tutto affinché vengano conosciuti. Dicevamo tanti lavori, hai fatto vedere questo che riguarda anche un'opera che poi è in casa nostra. Sì, dovessi sì. Dire l'opera della quale sei più orgoglioso, quella che ti è riuscita meglio, che ti piace di più. Devo dire, ti passo davanti, devo dire che una di cui sono molto orgoglioso è questa scultura che feci per Giovanni Job, il grande artista, che è questo Cristo morto, su disegno suo, io gliel'ho eseguito, e era il compimento di una Via Crucis bellissima, composta da 14 pannelli, e alla fine in una stanza buia c'era questo Cristo nero con una luce verde acida, e che dava l'impressione proprio della morte e della passione. Questa è un'opera di proprietà di Giovanni, che se ce l'avessi non mi dispiacerebbe. Poi ne ho fatto tante, ho fatto dei ritratti, ho fatto sculture, per esempio questa polena che ho fatto nel 90 per una nave, cioè per un brigantino in navigazione. Là ne sto facendo un'altra molto interessante, legata a un albero proprio di ulivo. Vedete, sta uscendo dal tronco, ti puoi avvicinare, lo vedi meglio, capisci? Queste sono cose che poi mi accorgo che ogni anno che passa ho una sensibilità diversa. Prima ero forse più, come si può dire, più virtuoso. Infatti a volte vedo dei lavori fatti quando avevo 40-50 anni che mi stupisco come ho potuto farli. Però adesso riesco a entrarci più dentro, ci do più anima. È un'arte che cresce con il crescere sempre, dell'uomo. Sempre, sempre, ogni età. Infatti i grandi personaggi del passato, per non parlare del sommo, alla fine ha fatto delle cose molto più intriganti, più suggestive di quando era il periodo della pietà di San Pietro, la pietà che tutti amano, forse l'opera che lui amava di meno. Lui era più legato ai prigioni, alle cose che sono legate alla sbozzatura, al non finito, e lo capisco, io capisco che più là vai, l'importante è dare una traccia, un'idea, tutto l'altro è già fatto. Invece arrivare alla pulizia, alla leccatura, a volte si perde l'animo, un pochino come nel neoclassico, cioè Canova era un virtuoso, però le sue opere io le ho trovate sempre molto morte, molto fredde, non ha niente a che fare con Bernini o con Michelangelo. È sicuramente un lavoro molto affascinante, sì. Possiamo vedere anche qui, scoprire sì, questo che dentro questo pezzo di legno sta emergendo sì. Un volto. Immagino che non sempre riesca tutto alla prima. No, non me l'ho detto. Intanto il problema è nel caso del ritratto devi soddisfare il committente.
si deve riconoscere. Quante volte noi ci guardiamo nelle fotografie e diciamo, ma non sono mica io, eppure è la tua fotografia. Vuoi sempre venire al meglio o nella parte più bella, più interessante, così. Il ritratto fatto appunto o sul legno, sul bronzo o sul marmo, che è appunto sempre più difficile, non è tanto la rappresentazione fisica del soggetto, ma è quello che tu interpreti di quest'uomo qua, di questa personalità. Quindi il ritratto, i grandi ritratti nascevano da una forma di confidenza che poi, come si diceva adesso, un feeling tra l'artigiano, l'artista e il soggetto. Ad esempio, tu riesci a vedere delle cose che lo stesso personaggio non riesce a vedersi, perché la fisionomia è un'arte, è una scienza. Ognuno di noi attraverso le labbra, gli occhi e il naso esprimiamo delle cose che a volte ci scoccia a metterle. Ci sono dei giovani che si avvicinano oggi a questa attività? Assolutamente. È un mondo che è finito, lo dico con grande amarezza e con un rimprovero verso chi avrebbe l'obbligo di seguire queste cose qua, perché tanto la riforma della scuola, che lì per lì sembrava una soluzione, ha danneggiato la crescita degli artigiani, perché i ragazzi devono andare a scuola obbligatoriamente, giustamente, fino a 16 anni. Dopo i 16 anni nessuno va più in bottega. E allora, mentre invece prima con le scuole professionali tu riuscivi a studiare, cioè le materie umanistiche e scientifiche, però facevi molto laboratorio. Se tu pensi che all'attuale liceo Luzzati hanno abolito le materie plastiche e manuali, fanno 3 ore di disegno davvero, 3 ore, in tutta la settimana. E dovrebbero essere 3 ore di umanistico e 18 di manualità. Cioè la manualità, che poi non è una manualità volgare, è saper scolpire, saper disegnare, saper fare l'arte. Non si può fare simulare al computer. Cioè, l'istituto, ad esempio, delle pietre preziose a Firenze simula tutto sul computer. Come si fa a fare la simulazione? Se non hai la manualità, se non tagli. Anche nei percorsi, diciamo così, extrascolastici ci sono dei ragazzi che provano a varcare. No, devo dire che verrebbero tutte queste persone, questi ragazzi, che sono dell'est, verrebbero volentieri, perché la loro formazione è ancora più umanistica della nostra, perché io so di ragazzi ungheresi che avevano l'obbligo alle elementari di studiare il bosco, la crescita, la natura del bosco, la morfologia, come si taglia il legno, come si usa il legno, come si rispetta il legno, e da bambini. Quindi tu vedi dei bambini, dei giovanotti che vengono qua, riconoscono il legno, sanno se è malato, da proteggerlo. Qui da noi invece abbiamo una cultura, diciamo, nemmeno più nozionistica, e abbiamo perso molto. Io quindi mi auguro che qualcheduno che appunto avesse la possibilità di ascoltarci, che rifletta molto, in futuro finirà che la comunità europea spenderà dei soldi per rimettere in piedi di nuovo il falegname, il fabbro. Tu mi dirai, ma come si fa al giorno dei computer? Ah, secondo te non avremo più bisogno di manualità? Che mondo vivremo? Un mondo virtuale? No, poi avremo bisogno di nuovo dell'intervento umano, in una maniera più sofisticata, ma non puoi tralasciare millenni di cultura. Dicevi prima che chiaramente i computer possono aiutare, immagino che oggi ci saranno anche macchine che realizzano volti, sì, però forse manca quel di più che solo l'artista e l'occhio dell'artista. È quello che ti stavo dicendo, adesso ci sono delle macchine, chiamiamola così volgarmente, che se tu gli dai nemmeno una tridimensionalità, una fotografia, loro la elaborano e creano o con una punta o con un raggio laser, scavano una materia plastica, un silicone, e ti ricreano, ma proprio freddamente, quello che tu gli hai dato. Addirittura è quasi spaventoso quello che vediamo nei film, gli avatar, no? Cioè li ricreano tutti sul computer, diventi te stesso, che quasi quasi ti spaventi, perché ti fanno quasi preciso, in una maniera simmetrica, siccome il viso non è simmetrico, lo sai. Cioè, se noi avessimo la parte destra come la sinistra uguale, saremmo mostruosi, cioè mostruosi fuori del comune, cosa vorrebbe dire, no? E quindi queste macchine
Adesso la gente parla col computer, però finora non è ancora risultato che il computer ti possa aiutare. Cioè, aiuto, ho un infarto, non è che dal computer dicano, mi raccomando, telefona subito al 118, prendi questa medicina. Ti dicono, mettersi in contatto con lo strumento adatto. E quindi sei di nuovo a terra. Ma deve arrivare un uomo per farti la rianimazione o per darti il primo aiuto. E sarà anche per il lavoro questo. Contadini, se non insegni il nuovo seminare, non ci sarà una macchina che seminerà per te. È un po' così, un po'. Mi fa paura il futuro, voglio dire. Dovremmo diventare diversi. Non so come. Ritornando alla tua, alla tua manualità, certo. Nel corso di tutti questi anni, quali sono state, potremmo dire, le virtù che un lavoro di questo tipo ti ha permesso di acquisire, di affinare, di diventare patrimonio della tua vita, magari pazienza, creatività, quali potrebbero essere? Ma intanto la formazione è avvenuta nella bottega, quindi io ho visto tutte le cose che sono passate in bottega. E poi è innegabile che, come si diceva una volta, le persone che non dimenticherò mai, io nella mia vita ho avuto la fortuna di conoscere delle persone, a cominciare da mio padre, un artigiano, e anche persone notevoli, artisti, io ho conosciuto artisti americani con cui ho collaborato, e tutto questo mi è servito, è stato un bagaglio, è stato un master, come si dice adesso. E c'era molto più possibilità di avere questi contatti. La Liguria era molto frequentata da grandi artisti, tra Chiavari per via delle sedie e Albissola per via della ceramica, artisti del livello di Fontana, di Mura, qui a Chiavari è venuto Gio Ponti a vedere la sedia di Chiavari negli anni 50, ci sono stati degli artigiani che hanno disegnato delle cose bellissime e questo era motivo di interesse per diciamo, artisti di tutto il mondo a frequentare Pietrasanta, Carrara, Mur, Bottero. Tutti i più grandi artisti sono passati da noi, capisci? E loro hanno imparato da noi e ci hanno però lasciato anche delle cose che ci hanno migliorato, ci hanno fatto crescere. Quindi l'arte è una cosa meravigliosa perché permette questo flusso di conoscenze che appunto ti permettono di crescere. E l'arte in qualche modo diventava anche occasione per ritrovare competenze insieme. Ci poteva essere l'artigiano, ma poi ci poteva essere un'altra competenza che si univa. Qui a Chiavari sono presenti ancora oggi esempi in più parti della città. Ci fai qualche esempio? Guarda, intanto nella città le ultime persone che mi ricordo, che anche di queste famose persone, è stato Yvonne Palazzolo, che era italiano, anche se viveva il papà, poi era un grandissimo fonditore di Parigi, fondeva per Burdel, fondeva per Bugatti, per Rembrandt, Bugatti, eccetera, eccetera. Erano persone che ci hanno portato qui delle conoscenze e che tu, saputo quelle, non si può più ritornare indietro. Dal nostro provincialismo che avevamo radicato, si sono aperti dei mondi, ecco, un pochino come i ragazzi che adesso fanno l'Erasmus e vanno in paesi dove ci sono abitudini, modi di vivere, modi di mangiare diversi, che quando ritornano automaticamente non ne possono più fare a meno. E questo portano la crescita in bene e a volte in male, nel senso che a volte possono anche far dimenticare le nostre principali attività, che erano quelle appunto della famiglia, fatto in un certo modo. O appunto anche la stessa rapporto con l'oratorio, ad esempio, ecco, tu mi hai citato le figure, ad esempio a Rupinario, che sono un parrocchiano di Rupinario, anche poco frequentatore, scusami, ma sono stati Don Marinetti, Don Manzantini, che sono stati dei grossi personaggi proprio umani, Don Lelio, sono figure che sono indimenticabili, capisci? Hanno lasciato un segno, capisci? Quindi voi dovete di nuovo lasciare dei segni. Franco Casoni di segni ne sta lasciando tanti però. Speriamo, dai. C'è tanto lavoro per te, di fatto siete pochi, però il lavoro non manca. Il lavoro non manca, però non è lavoro come ci si aspettava una volta. Una volta si faceva molti più mobili. Adesso io mi dedico da pensionato a questi lavori minimi, perché una volta si parlava di produzione, facevamo dei negozi, tu pensi, non so, non che l'abbia fatto io, ma le profumerie che abbiamo in Carugio Dritto, gli orefici che sono in Carugio Dritto, il pasticcere che è in Carugio Dritto, il teatro cantero, e
stato fatto dalla manifattura di chiave, quindi c'erano degli artigiani meravigliosi. Hanno fatto... E cosa devo dire? Adesso mi giro attorno, vedo soltanto dei negozi che vendono mutandine e scarpe. Non credo che diano cultura a quelle cose lì, però il mondo è così. È un settore in crisi, secondo te, o potrebbe riscoprirsi in un prossimo futuro? Il settore non era in crisi. Tu pensa che se tu negli anni 70 cedevi una calzoleria o un bar, facevano a gara a corte per prendertela. C'è stata una ditta famosa di Chiavari che era gestita da fratelli di una serie di Chiavari, sedie di Chiavari, sono mancati, i figli non hanno continuato la cosa, è cessata, cioè valore commerciale zero, perché per prendere una ditta, un'impresa di, diciamo, di falegnameria, bisogna saper fare il falegname, cioè non è un posto, come dire, prendo una tabaccheria o prendo un bar, anche se non lo so fare poi non parerò. Quindi noi abbiamo avuto dei patrimoni che si sono esauriti, come un rigagnolo che è andato sottoterra, l'abbiamo perso. E sappi che la sedia di Chiavari è sempre desiderata al mondo, solo che non nessuno le fa più, ci cioè sono soltanto due seggiolai a Chiavari. Può essere un settore questo nel quale inserirsi anche un ragazzo che vorrebbe senza dubbio, infatti c'è una ditta che i figli mandano avanti questa attività egregiamente, però secondo la ricerca e il desiderio mondiale dovrebbero esserci più persone, però bisogna formarle, bisogna che sappiano fare quel lavoro lì. E mi sembra che quella ditta lì abbia della gente che non sono nemmeno italiani a lavorarci, nel senso sono dei ragazzi volenterosi che sono andati a imparare. Non mi sembra che siano italiani, ma non lo dico per razzismo, ma per dire, è possibile che nessun chiavarese o nessun sia andato a fare una cosa così importante come imparare a fare la sedia. Cos'è mancato secondo te per agganciare i più giovani anche di Chiavari in questo settore? L'ho detto, c'è stato intanto la riforma della scuola, primo, e poi ci sono stati dei programmi che invece ad esempio di fare oreficeria all'istituto d'arte o fare il famoso, come si chiamava, progetto Michelangelo, avessero fatto il progetto sedia o progetto manifattura. Treviso da zero è diventato il centro sediario d'Italia. Le Marche sono diventate la zona dei tappezzieri, i divani di tutto il mondo partono dalle Marche e di quella zona. È possibile che in Toscana i mobili li facevano a Cascina, li facevano a Poggibonsi e dappertutto. Noi piano piano invece ci siamo esauriti. Forse è stato il troppo benessere, secondo me. Questo è stato un... Cioè la gente poi è diventata come le banche, invece di fare le banche sono diventate banche d'affari. E questi forse si sono arricchiti col lavoro e hanno diversificato le loro... Si sono messi a fare i costruttori, magari. Entrando nella tua vita privata, questo di fatto è stata la tua professione per tanti anni, lo è ancora adesso. In una maniera così. Pensionato. Il tempo libero lo trascorri sempre qui o ci sono altre esperienze, altri tipi di formazione che ti piacerebbe? Ma il tempo libero è stato così, che un artigiano ha poco tempo libero, a parte che poi non cerca, che si può dire, non cerca ad esempio il hobby, perché l'hobby è già il suo lavoro. E poi ho allevato due figli bene perché sono stato fortunato, non mi hanno dato grossi problemi. E sono anche nonno e quindi ho dedicato quello. Ultimamente poi mi ero messo a fare i soliti viaggi così on the road con mia moglie, però io desidero poi il rapporto umano, mi piace stare con la gente, così vivere. Poi sai, nel passato si è organizzato anche delle cose ludiche a Chiavari, abbiamo fatto i carnevali, abbiamo fatto dei giornali satirici e ogni tanto mi metto ancora in gioco. I nipoti vengono a trovarti in bottega? Sì, desidero, mi fa piacere che anche mio figlio, cioè uno, l'altro è ancora signorino, come si dice, me li portano e quindi voglio che almeno sentano l'odore della bottega. E che rimangano anche appassionati, sì, appassionati certo, da quest'arte. Come ti sogni tra 10 anni? Ma intanto da 10 anni avrò un'età che un pochino dovrà andare un pochino più piano, però penso che praticamente c'è la gente che ha lasciato la vita terrena sui 90 anni lavorando, quindi mi augurerei di arrivare lavorando a qualsiasi età. Sicuramente con quell'arte che sarà ancora più raffinata.
rispetto a... Diventerà molto più diverso, ogni cosa è un pochino come l'amore, come l'affetto, come leggere un libro. Ad esempio, se io leggessi La capanna dello zio Tom adesso, che l'ho letta da bambino, a parte che l'ho riletta, ci troverei delle cose diverse che da bambino non riesci a scoprire, non so, oppure Il gatto pardo, sono libri che tu li leggi a un certo periodo della vita, ti interessa la trama, dopo invece riesci a trovare i risvolti più che ti si avvicinano. E chissà che da qui a 10 anni sì. I tuoi nipoti o qualche altro sì. Giovane non si affacci alla tua bottega sì. Per sì. Così consegnare anche sì. Un'arte e un mestiere. Il mio grande desiderio sarebbe assieme a... A così le autorità locali, diciamo così una volta, il potere, riuscire a fare un centro, una formazione, una fondazione legata proprio al lavoro chiavarese della manualità. Addirittura mi metterei in gioco gratuitamente affinché tutto il mio sapere non vada disperso. Quindi per me è un mio augurio e anche una sfida che dico a quelli che potrebbero sentire queste cose: sappiate che io su tante cose che il giorno che muoio me le porto dietro, invece io non sono assolutamente geloso di tenermele, ma di darle volentieri a tutti. Bello questo aspetto sì. Di voler consegnare sì. Un'arte che certo. Per te è diventata molto di più. Ma poi più che l'arte, tante cose, tante notizie, tante storie vissute che servono poi per creare l'arte. Perché attualmente l'arte mondiale è in mano agli americani? Perché siccome l'America è multiraziale, tutto il mondo è andato in America, ha portato il meglio, o anche il più drammatico, di tutto il mondo, e sono cresciuti esponenziali. Ormai non esiste più una scuola italiana, esiste ancora il design italiano, la moda italiana, ma l'arte ormai è americana. E mi dispiace dirlo, ma è così. Intanto ti ringraziamo. Bene. E ti auguriamo che quel sogno sì, che dicevi sì, si possa dire, trasformare in realtà, soprattutto quando c'è sì. Da consegnare un'esperienza, è sempre un'esperienza certo, importante sì, anche sì, per chi la riceve. Sì, sì. Grazie a Franco grazie, Casoni, grazie a voi. Per essere stato nostro ospite. Grazie. Ti lasciamo allora sì. Alla tua attività, così bene. Continua continuiamo. A far emergere sì. questo volto che adesso non ha ancora sembianze né maschili né femminili. Niente, ancora. Diventerà un volto maschile. Sì, diventerà un volto maschile e dipenderà da quello che riesco a metterci dentro, perché anche questo è una sfida con me stesso, perché vedi le luci, guarda come cambia. La scultura è bella perché è tridimensionale, la puoi toccare, capisci? È affascinante, dai. Grazie per la tua passione. Noi con C'è di più storie ci rivediamo la prossima puntata.